Buongiorno, buon lunedì 22 marzo, è iniziata la primavera, ben ritrovati, venite anche oggi ad abbeverarvi alle fonti. Come ho spiegato all'inizio di questo ciclo di conversazioni, ripreso il 1 marzo, c'è un'ideale continuità con le prime puntate che facemmo l'anno scorso della versione di Piroso, che era un appuntamento settimanale che abbiamo dovuto interrompere causa Covid. Ma nelle prime puntate di quell'appuntamento, il primo ospite in assoluto fu una persona che è ospite anche oggi, ma nel frattempo è cambiato il mondo, è passato un anno ed è giusto tornare su alcuni argomenti che trattammo all'epoca. Tra l'altro, l'ospite di oggi fu così cortese che prima di essere mio ospite alle fonti l'anno scorso, venne a teatro a Roma a vedere una puntata zero di un monologo sulla storia mia e del mondo nei suoi primi 60 anni. Nulla lasciava presagire a gennaio quello che poi sarebbe diventato purtroppo di dominio pubblico di lì a breve, cioè l'esplosione della pandemia. Tutto questo per dire che ho dei motivi di gratitudine, oltre che di amicizia, nei confronti di Marco Bentivogli, che saluto. Buongiorno Bentivogli, eccolo qua. Buongiorno a tutti. È passato un anno faticosissimo per la pandemia sanitaria, per la pandemia economica come effetto della pandemia sanitaria. Tutti noi abbiamo attraversato momenti di dolore, di lutti anche personali. Qualcuno è stato toccato anche fisicamente, personalmente dal Covid. Consentitemi, chiedo scusa a Bentivogli, devo fare un ricordo di una persona che è venuta a mancare pochi giorni fa. Improvvisamente a 64 anni è risultato positivo 10 giorni prima, poi a un certo punto gli è salita la febbre, hanno consigliato il ricovero in ospedale, è andato in ospedale e purtroppo ci è morto perché il Covid è un bastardo subdolo che tocca tante persone che fortunatamente sono guarite. Fortunatamente, perché poi il dato dobbiamo ricordare quando diciamo giustamente 103.000 morti, un'ecatombe, dobbiamo ricordare che ci sono più di 2 milioni e mezzo di persone che sono guarite, fortunatamente per loro. Però il bastardo è subdolo perché ti colpisce e non si sa perché. Uno sì, uno no. Uno sì, quattro no. Uno sì nella famiglia, il marito o la moglie, e il compagno non diventa neanche positivo. Non si sa come funzioni questo bastardo, però è così, può diventare letale. Sto parlando di un manager che si chiamava Marco Bogarelli, che con la sua società Infront era diventato advisor della Lega Calcio, a cui aveva detto: tratto io per conto vostro la partita dei diritti televisivi. Attraverso i suoi consigli, carte alla mano, la Lega Calcio è passata dall'incassare 700 milioni di euro l'anno per la vendita dei diritti sulle partite di calcio ai broadcaster. È passato da 700 milioni a 1 miliardo e 4. Quindi, come dire, il suo lavoro Bogarelli l'aveva fatto egregiamente. L'aveva fatto egregiamente guadagnandoci anche lui, ma non vedo dov'è lo scandalo. Io faccio guadagnare un altro e becco una provvigione. Come aveva fatto a far lievitare gli incassi delle società di calcio di Serie A? Costringendo le TV a pagare di più. E questo l'aveva posto in conflitto, ad esempio, con Sky. Come fu, come non fu, la faccio breve, finì al centro di indagini e di inchieste giornalistiche e giudiziarie. Perché in Italia, quando qualcuno può risultare pericoloso, la prima cosa che gli arriva è un avviso di garanzia. In Sicilia si dice: così ti ho mascariato, ti ho schizzato di fango e ti costringo quindi a fare una marcia indietro. Nel momento in cui è esploso lo scandalo di Bogarelli, lui ha dovuto fare un passo indietro e quindi gli affari sui diritti televisivi sono ricominciati come prima. La cosa bella, come spesso capita in Italia, è che di quell'inchiesta poi non si è saputo più niente perché l'inchiesta è finita nel niente. Bogarelli non è mai stato processato. Tutto il cancan si concluse con un'archiviazione richiesta dall'accusa, cioè dal PM, che diceva: ma guardate che alla fine Bogarelli non ha truffato la Lega. Anzi, ha tutelato gli interessi della Lega. Quindi mi ha fatto molto specie che nel momento in cui è morto Bogarelli, il quotidiano La Repubblica, per dire,
abbia rivendicato, nel ricordare la figura di Bogarelli, abbia rivendicato la bontà delle sue inchieste giornalistiche, tra cui quelle senza sconti che noi all'Espresso abbiamo fatto per le sue strategie spregiudicate, quelle di Bogarelli, al limite della legge e talvolta oltre. Certo, è uscito assolto dai processi. Colleghi di Repubblica, non c'è mai stato un processo, si è archiviato tutto prima per richiesta dell'accusa. Certo, era un personaggio che viveva sopra alle sue possibilità, forse, o con narrazioni, scrive, al limite del grottesco, perché amava vivere nel lusso. Già, perché gli editori attuali e precedenti di Repubblica sono monaci francescani che vivono nelle ristrettezze dei samaritani. Il Corriere della Sera, editore Urbano Cairo, presidente del Torino, una squadra di calcio con cui Bogarelli aveva rapporti, diciamo così, altalenanti, il Corriere ha ricordato le telefonate troppo insistenti con cui Bogarelli cercava di intimorire chi si occupava delle sue storiacce. Sì, sì, va tutto bene. Come sono finite quelle storiacce? In niente, perché evidentemente i giudici hanno detto che erano storiacce che erano sui giornali, ma non erano nelle inchieste giudiziarie. Il Corriere, non sapendo come uscirne, scrive: Bogarelli si ritrovò con i suoi affari puliti per sentenza, come dire, beh, lo hanno assolto, ma noi sappiamo come stanno le cose. Lo capite, perché questo è un paese che certe volte è irriformabile. Come diceva la buonanima Mussolini, governare gli italiani non è faticoso, talvolta risulta inutile. Punto a capo, era un dovere che avevo nei confronti di una persona che conoscevo, con cui ho anche litigato, Bogarelli, ma devo dire che se quelle le inchieste sono finite nel nulla, le inchieste sono finite nel nulla. Punto a capo. Bentivogli, io l'ho lasciata l'anno scorso, prima del Covid, la ritrovo oggi. Mi dica nel frattempo questo anno a lei com'è passato, cosa le è successo e cosa sta facendo adesso. Lei che è stato il leader prestigioso, autorevole, riconosciuto dei metalmeccanici della CISL, da cui è uscito. Prego. Ah, intanto volevo aggiungere una cosa al suo racconto, che è molto interessante, su questa persona che non conoscevo. Noi non solo abbiamo quel fango che arriva alle persone, è veramente a orologeria, tocca fare questa citazione, ma abbiamo 1000 persone ogni anno che addirittura poi transitano le mura carcerarie e stanno dentro il carcere per un periodo di detenzione preventiva, di carcerazione preventiva, e risultano completamente innocenti. E questo significa che noi siamo un paese che dal punto di vista della giustizia non funziona, e se un braccio così potente, che deve assicurare terzietà e equilibrio, come la magistratura si presta a queste cose, chiaramente il problema è molto serio. Cosa è successo in quest'anno? C'è stata la pandemia, il primo lockdown per me è stato molto significativo in tutti i sensi, insomma, era un periodo già molto carico dal punto di vista personale, avevo mia mamma che non stava bene, che poi ho perso agosto del 2020, e però durante il primo lockdown tutte queste cose insieme, anche una certa insofferenza, e in qualche modo il Papa diceva una cosa molto, secondo me, saggia, di utilizzare periodi come questi anche per recuperare un po' di libertà interiore, che è la condizione migliore anche per fare dei bilanci. Noi non siamo come nel Novecento, i primi del Novecento, in cui l'età media era 35-40 anni. Noi abbiamo una speranza di vita molto più grande, per cui condivido, e ho sempre detto a tutti che non avrei fatto il sindacalista tutta la vita, e che bisogna tentare almeno di mettere due vite in una, non una sola. E diciamo che il periodo successivo al lockdown, e anche quello durante il lockdown, ho visto che alcune cose che nel sindacato mi esaurivano troppo tempo e energie, che considero assolutamente inutili, perduravano, e per cui ho detto, beh, insomma, siccome parliamo sempre di lasciare spazio, ho fatto 25 anni il sindacalista, spero di averlo fatto, se non bene, ma con il massimo dell'impegno e della passione, è ora di cambiare rotta. E da allora
mi sono un po' guardato attorno, ho ripreso alcuni sogni che avevo e che non avevo potuto scaricare a terra, come si suol dire. Uno era quello, pensate che sogni tristi, di portare una cosa tipo il Fraunhofer, che è un'infrastruttura che genera innovazione e competenze, le trasferisce ai lavoratori e alle imprese che c'è in Germania, e abbiamo messo insieme, così l'ho fatto un po' da cittadino, Innovation, che è simile, mette insieme Bruno Kessler in una sorta di, per adesso almeno, di un'associazione temporanea di scopo, Bruno Kessler di Trento, Cefril di Milano, Links di Torino e l'incubatore di Napoli. E poi ho iniziato a pensare a costruire, mi erano state fatte proposte per entrare in alcune forze politiche con ruoli anche importanti. Ho pensato che, insomma, bisognava conservare un po' di stile, passare immediatamente da un sindacato a un partito non era esattamente la cosa giusta. E poi soprattutto perché penso che il problema della politica non sia quella della collocazione di ognuno di noi, il problema della politica è che non l'abusato distacco elite popolo, ma il rapporto delle persone con la politica è assolutamente da ricostruire. C'è un rapporto fiduciario che è saltato, ma non tanto per gli scandali, perché anche banalmente nelle situazioni più normali si vede che tutto si fa per il potere, per il potere, non esattamente per il potere, perché il potere è utile per realizzare dei progetti, ma quando il potere è appunto raggiunto per esercitare aspetti non solo di prestigio e arricchimento, ma alcune problematiche di non transizione verso l'età adulta di molti politici italiani, anche in età molto avanzata, allora questo diventa un problema troppo serio. Allora abbiamo fatto nascere Base. C'erano tanti italiani che mi dicevano: ma bisogna fare qualcosa, bisogna fare qualcosa. Allora, Base un po' è questo: cercare di mettere insieme persone che non la pensano esattamente allo stesso modo, persone che rigorosamente però riflettono su quello che dicono e che fanno una scelta chiara tra riportare le opinioni di altri e faticosamente pensare, cioè confrontarsi, fare ricerca e costruire delle idee che sono cose molto più faticose, ma molto più solide per costruire delle cose belle. Infatti, ricordava lo spettacolo dei primi 60 anni, effettivamente evoca una storia che è stata costruita sulla base anche di cose che sono andate male, condotte da persone che avevano non belle intenzioni, ma è una storia che è stata caratterizzata, quella di quei 60 anni, anche di idee e di idealità. E credo che ce ne sia un gran bisogno se si vuole suscitare di nuovo passione e impegno civile tra le persone. Ecco, per cui è nata sostanzialmente Base Italia, sta radicando in tutti i nodi territoriali con personalità molto importanti: Carlo Cottarelli, Luciano Floridi, Alessandra Lanza, Sandro, tantissimi, insomma. E ci poniamo da tempo il problema che dopo è stato accelerato dalla seconda ondata, e per cui il fatto che i populismi e il sovranismo sono un grande abbaglio per gli italiani, cioè questo continuare a insistere su scorciatoie banalizzanti di cose complesse è un grande abbaglio. Le persone bisogna trattarle da adulte e bisogna metterle di fronte alla verità, e la verità, anche se complessa, va semmai spiegata di più, le scorciatoie vecchie delle ideologie, quelle nuove dei populismi, sono veramente nefaste, perché costringono a trattare gli italiani come infanti, e questo non è assolutamente quello che servirebbe a un paese che rinvia continuamente i conti con se stesso. Ecco, per questo adesso ci stiamo occupando di queste cose, cerchiamo di integrare le energie migliori della politica, ma insieme alle energie migliori, ecco, nel sottotitolo vedo adesso politico, ecco, io non sono iscritto a nessun partito, però penso che ridare, non mi offendo, ma penso che sia una missione onorevole ridare la parola politica a un senso nobile.
E non lo Meglio si dà solo con la portavoce, magistratura e con gli meglio arresti, lo si dà anche riempiendola di contenuti e facendo un metro verso la politica. Io non dico che tutti bisogna fare i politici, però facendo tutti un metro la politica diventa un po' più, si alza un po' più la domanda, si diventa un po' più tutti esigenti rispetto alla politica che è il contrario dell'antipolitica. Noi abbiamo visto che l'antipolitica ha attaccato la casta, poi una volta che si è ritrovata al posto della casta ha avuto una disinvoltura etica peraltro peggiore, per cui bisogna invece partecipare. È più complicato, più impegnativo, ma è sicuramente più efficace. Sì, siamo arrivati al paradosso che Beppe Grillo, che ha fondato il suo movimento sul vaffanculo, adesso chiede rispetto per le persone nei dibattiti televisivi perché i nostri parlamentari, politici, portavoce del Movimento 5 Stelle non possono essere messi alla berlina e io lo trovo paradossale, no? Perché dopo aver fondato un movimento su quello slogan e aver insultato a sangue chiunque. Siete attaccati alle poltrone, noi invece cambieremo, noi faremo due mandati, noi faremo che uno vale uno, basta con i competenti ladri. Sì, meglio gli incompetenti che poi comunque si rivelano attaccati alle poltrone come quelli di prima, perché io dico sempre, sono arrivati questi qua perché prima c'erano quelli là. Cioè, però si potrà in Italia un giorno sperare che non ci siano competenti, disonesti e onesti, incompetenti, ma competenti, onesti, non è così difficile. Mi pare che nel presentare Base Italia, questa associazione che lavora sulle idee, sui programmi, sui contenuti, quello che ha detto Bentivogli, provo in maniera grossolana a sintetizzarlo, c'è chi pensa al potere per il potere, cioè il potere come fine. E poi c'è chi pensa al potere come mezzo per realizzare cosa? Dei programmi. Ma i programmi, cioè le cose da fare, parlando terra a terra, ruotano intorno a una visione del mondo, a dei valori. E quindi, se non ho capito male, tutti tiravano la giacchetta di Bentivogli per farlo entrare in un qualche partito. Che fosse il Partito Democratico, che fosse una scheggia del Partito Democratico. Lui ha detto grazie, preferisco lavorare anche con persone lontane da me, su cui però si può instaurare un confronto, con le quali si può ragionare insieme su quelle 4, 5, 6 cose che servono a questo paese nel 2020, terzo decennio del nuovo millennio, per farlo uscire dalle perenni sabbie mobili dell'inefficienza, della burocrazia parassitaria, del sistema che non funziona. Di un ordinamento giudiziario che è. Tra l'altro, scusi Bentivogli, giusto per strapparle un sorriso, siamo partiti parlando di un'inchiesta giudiziaria, ma io stamattina alla radio, dove la mattina straparlo come qui, là al microfono, senza che mi si veda, qui anche sempre con gli occhiali a copertura dell'infezione agli occhi che ho, ho raccontato la storia di questo giudice, il quale è stato appena promosso dal CSM, giudice il quale è stato condannato perché ha tagliato le gomme con un coltello di Sua una collega. collega magistrata, per cui è stato processato, ha avuto un procedimento disciplinare. Non solo, poi si è scoperto che in un'altra lite stradale con una signora l'ha presa a sportellate e le ha provocato anche un danno al ginocchio che lui poi ha risarcito con 3.000 euro. Dico, uno così, dico, vabbè, potrà pure fare il magistrato, ma anche la promozione, ma dice, ma la promozione riguarda quello che lui fa nelle aule di tribunale. Ma ho capito, ma anche lo No, standing di non questa esiste. persona che deve La amministrare la giustizia Costituzione in non nome del dice. popolo italiano, o no? Ma innanzitutto questi settori del paese sono quelli che appena si parla di Costituzione parlano di inviolabilità. La Germania modifica la seconda parte della Costituzione ogni anno praticamente, e questo pezzo, a partire dalla magistratura, spesso sono quelli custodi della sacralità della Costituzione. E proprio la Costituzione dice che il magistrato non solo deve essere, ma deve anche apparire un elemento di equilibrio, per cui questa promozione del CSM non ha alcuna ragione. Il problema è che nessuno tocca, nessuno dice, io dico questa cosa, io da tanti anni dico, ma perché questa cosa che si dice in Italia che le sentenze non si commentano?
cioè le sentenze si applicano, ma chi l'ha detto che non si devono commentare? Sono delle sentenze che fanno veramente accapponare la pelle, per cui, come questa appena raccontata. Il problema è che io ho visto il Riformista, le sue interviste, pochi altri hanno il coraggio di attaccare quello che è, poi è emerso con chiarezza e viene di nuovo nascosto. Io ho avuto in questi giorni non so se è il piacere, perché sono veramente rimasto scioccato, ho letto il libro intervista su Rudy Palamara, è un libro che in un paese normale verrebbe giù mezza politica italiana, sicuramente verrebbe un periodo in cui di sospensione, in cui ogni partito, il CSM, l'Associazione Nazionale Magistrati, Unicost, Magistratura Democratica si fermano e dicono: beh, forse abbiamo esagerato. Forse adesso, se questo è quello che è accaduto e nessuno l'ha contestato, perché la ricostruzione di Palamara non ha previsto nessuna querela contro, invece noi continuiamo e alla ricerca di eredi di Falcone e Borsellino, che erano persone assolutamente rispettose del cittadino. Cioè adesso anche i nuovi eroi dell'antimafia che si stanno costruendo spesso sono persone che neanche parlano in italiano. Cioè, io adesso questo sicuramente mi trovo un articolo sul Fatto Quotidiano domani, ma questo è. Allora io credo che su queste cose bisogna veramente fare un check-up alla nostra democrazia. Pignatone, che spesso dice, ma spesso i magistrati hanno questa cattiva abitudine che quando non trovano nel corso delle indagini cose rilevanti per arrivare al processo, lasciano circolare attraverso il loro apparato delle notizie che non riguardano affatto le indagini, ma che possono distruggere dal punto di vista privato le persone. Cioè, quello che è accaduto a Ottaviano Del Turco è questo. A me capitava di ascoltare il processo a Ottaviano Del Turco su Radio Radicale. Durante il processo furono ascoltate le telefonate di Ottaviano Del Turco con l'amante. Io voglio capire, nel castello giudiziario accusatorio per le tangenti, eccetera, che cosa entrassero in questo tipo di conversazioni. Cioè, c'è uno strapotere che è assolutamente inaccettabile. Il fatto che adesso dicano tutti che il Movimento 5 Stelle è ritornato nell'alveo liberale democratico, beh, insomma, il Movimento 5 Stelle col ministro Bonafede ha legittimato l'utilizzo dei Trojan, che sono quegli algoritmi che spiano la vita delle persone. Ecco, io onestamente penso che lo Stato di Polizia sia un ossimoro della democrazia, ma soprattutto lo Stato di Polizia in cui i Trojan sono alla mercé non dei servizi segreti di chi fa le indagini, eccetera, ma di altri poteri che si nutrono di queste cose per conquistare, detenere la forza dentro gli equilibri politici. Beh, tenga conto di una cosa che da liberale lo dico, no? La prima risposta che arrivano dai sostenitori dei PM, una volta Nicola Gratteri, che peraltro è un magistrato che molti giornalisti venerano a prescindere e che sicuramente ha fatto cose buone nei confronti della lotta all'andrangheta, lui è calabrese, quindi soprattutto nei confronti dell'andrangheta, però disse Nicola Gratteri, molto spesso i giornalisti si innamorano dei PM, perché i PM gli passano volentieri le carte, da cui emerge sempre, essendo i PM l'accusa, un quadro devastante di corruzione, cioè. Peccato che poi i processi non andrebbero fatti sui giornali in base alle intercettazioni che vengono divulgate, sia quando si possono divulgare, ma magari sono irrilevanti, sia quando non si dovrebbero divulgare, ma escono lo stesso. Allora, la risposta dei giornalisti dello strafatto quotidiano, lo definisco così io, non di tutti, ma di alcuni, è: beh, ma se non hai nulla da temere, che ti frega di essere intercettato o di essere controllato? No, non avete capito. Il principio dello Stato liberale è che la mia libertà è inviolabile e che persino nella Costituzione repubblicana, l'articolo 21 sulla libertà di espressione, per cui noi possiamo pubblicare tutto, arriva dopo quello che negli anni 40 era definita la segretezza della corrispondenza. Se i costituenti hanno messo prima la segretezza della corrispondenza di un individuo e dopo la libertà di espressione, hanno fatto, come ben ti voglio, una gerarchia di valori.
Quindi prima viene la mia sfera privata e non mi puoi dire, se non hai niente da nascondere, che ti frega se ti intercetto. Nello Stato liberale tu non mi intercetti, lo puoi fare solo se hai comprovate prove, no? Che non siano la parola di un pentito. Perché ricordo sempre quando qualcuno mi dice, ma il pentito, ragazzi, Enzo Tortora fu accusato a un certo punto da 11 pentiti contemporaneamente, definiti la nazionale del pentitismo. Peccato che fossero tutti d'accordo per fotterlo, perché alla fine poi il povero Enzo Tortora, come fu nel processo di appello in Cassazione, non era colpevole, non era uno spacciatore, non era un pippatore di cocaina e non era affiliato alla Camorra. Nel frattempo l'avevano ucciso. Bentivogli, però io non posso non approfittare di lei in questa sede chiedendole una cosa, lasciando stare che secondo me il governo Draghi rispetto al governo Conte 1 e Conte 2 ha segnato un cambio di passo, se non altro sul piano della comunicazione e della forma. Io ho guardato la conferenza stampa di Draghi, abituato al modello Conte-Casalino, con Casalino che smistava i giornalisti, con le domande che tutti hanno sempre sostenuto erano vidimate prima dallo stesso Casalino, insomma un'area di commedia dell'arte. Abbiamo avuto Draghi che si è offerto ai giornalisti, prendeva appunti, rispondeva. Però sul merito le posso chiedere una cosa? Io questa mattina, guardando la rassegna stampa, ho visto, ad esempio, adesso non so se si inquadra bene, ma ad esempio la stampa di Torino aveva questa pagina, no? Cioè è troppo poco, e il riferimento sono ai cosiddetti 11 miliardi stanziati per ristori, uso ristori in senso onnicomprensivo, le partite IVA, i bar, 11 miliardi che non sono bruscolini, sarebbero 22 mila miliardi di vecchie lire. Il problema è che siccome ci sono 3 milioni di richiedenti, se vai a fare la media, l'indennizzo a richiedente è di 3.700 euro, che mi pare, non solo a me, un po' pochino. Adesso io non voglio sposare tout court la linea dei ristoratori dei bar, però quando dicono è troppo poco, a me pare troppo poco. E a lei, Bentivogli? E non voglio svicolare dalla, allora anch'io sottolineo il cambio di passo radicale tra il governo Conte e l'attuale compagine di governo, e perché io considero un valore che noi come base avevamo sostenuto un governo di unità nazionale, poi Fratelli d'Italia non c'è stata dentro, ma questo sarebbe stato il momento giusto anche per una responsabilizzazione ancora più diffusa, per cui che ci sia un governo con un'ampia maggioranza è assolutamente un segno di maturazione rispetto a quello che si auspicava. Il problema è che poi dopo, nella scelta dei politici che fanno parte del governo a livello di troppi ministeri, spesso c'è una situazione di profonda inadeguatezza di persone, che non c'è un problema di competenze. Guardate, io non penso che il ministro della sanità debba essere un medico, penso però che serve una persona che non abbia fatto solo politica, che abbia gestito qualcosa, che abbia fatto almeno l'amministratore, che abbia gestito anche una bocciofila, ecco, vado proprio verso terra. Un'edicola, l'amministratore di condominio. Ecco, almeno un condominio, per cui fare il bilancio, gestire le riunioni, tenere nella segreteria, persone così che hanno la mano sulla spalla dei vecchi eterni della politica che non abbandonano mai e sono presentabili in tutti i ruoli, ne vediamo i risultati. Il tema non è se sono troppi o pochi, il problema è che nelle dichiarazioni dei redditi e nei fatturati in Italia facciamo un po' tanta confusione, e per cui io ho la sensazione, sorretta da alcuni racconti proprio personali, che i soldi spesso arrivano a chi non ne ha bisogno e non arrivano a chi ne ha bisogno, per cui oltre che ragionare sul quanto, bisogna ragionare sulle necessità reali delle attività economiche che io vedo spesso in giro per le città. Ci sono degli esercizi commerciali che credo non riapriranno più, delle ristoranti, delle attività eccetera. Vedo anche che c'è chi ha chiesto i ristori, alberghi che erano chiusi in autunno e inverno, che hanno chiesto i ristori lo stesso,
in periodi in cui comunque sarebbero stati chiusi, che aprono solo 3 mesi d'estate. Per cui c'è un po' di tutto. Ecco, io credo, a me piace la parola riformista, perché il riformismo è una cultura politica che in Italia è fatta da chi non dà ragione a tutti, da chi si prende le bullonate e i pischi, ma sulle cose cerca, perché chi urla nel nostro paese non è chi ha più bisogno. Le persone che vediamo in fila alle mense della Caritas, e cosa dicono i centri di ascolto e le mense dei poveri? Che sono raddoppiate le persone che non si erano mai viste in quei luoghi. Questo significa che tutta la protezione sociale messa in campo dal precedente governo e ancora da questo non intercetta le nuove povertà e gli esclusi. Questo è un problema molto serio, perché gli esclusi veri, quelli che sono stati marginalizzati, non sono nel pubblico dei talk show a gridare, collegati con l'inviato speciale, sono veramente invisibili, soprattutto per questa politica qui. E allora il lavoro da fare è cercare di capire bene, no? Noi vediamo troppo spesso che il reddito di cittadinanza arriva solo al 40% dei poveri, si dice, no? Nei dati. Vuol dire che ce n'è un 60. Voi provate a immaginare un metalmeccanico che guadagna 1.300 euro, 1.400, e con le sue tasse finanzia un povero, e ci sta, ma può finanziare anche una persona, come sta accadendo ultimamente, che chiede di lavorare in nero per poter ricevere uno stipendio in nero e il reddito di cittadinanza. Questo è ingiusto, sono abusi che uccidono i diritti ad avere un tetto sotto cui dormire e un pasto caldo a pranzo e a cena sono diritti per tutti. Il diritto di abusare invece del denaro di chi appunto se lo guadagna faticosamente, no, non è un diritto, è un abuso dei furbi, che è un vizio che l'Italia dovrebbe mettersi alle spalle. Ha fatto bene, mi dispiace, io starei ad ascoltare più che a parlare con Bentivogli per ancora almeno un'altra mezz'ora, non ce l'abbiamo, però mi fa piacere questa chiusura che ha fatto Bentivogli per due motivi. Primo, perché conferma la sua matrice di persona con una visione, non voglio dire cattolica, Bentivogli lo è, come lo sono io, poi siamo tutti pecorelle smarrite e peccatori. Ma cerchiamo dove è possibile, quanto è possibile, di aiutare, ad esempio pagando le tasse, perché quando qualcuno mi dice cosa fai per gli italiani, no? A me, pago le tasse. Poi se le tasse mie, purtroppo per il sistema che ha raccontato Bettivogli, finiscono nelle tasche sbagliate, i soldi che io pago, o impiegati male, però poi non lamentiamoci quando scoppia la pandemia, che non ci sono gli infermieri, che non ci sono i respiratori, che non ci sono le terapie intensive, che non ci sono sufficienti strutture, che le case di riposo sono fatte da personale che non sa fare il suo lavoro e gli anziani muoiono. Devo fare l'elenco? Che noi siamo bravissimi a lamentarci sempre. Scusate la brutalità dell'espressione. A Roma si dice, con una cosa molto volgare, siamo bravissimi a fare i froci col culo degli altri. Battuta che è volgare, sgradevole e anche politicamente scorretta, però i romani, purtroppo, che sono cinici, perché in 2000 anni di storia hanno visto passare tutto: i papi, l'anziché necchi, i francesi, gli spagnoli, il fascismo, l'antifascismo, i democratici, la prima repubblica, la seconda repubblica, la terza repubblica. I romani hanno un cinismo che gli consente di essere così brutali. Però è vero, non lamentiamoci di quello che gli altri non fanno e impegniamoci a fare nel nostro piccolo la nostra parte. Bentivogli, facciamo una cosa, visto che questa mezz'ora è volata. Prendo con lei l'impegno che prima della chiusura del ciclo di queste conversazioni, che vanno avanti ancora per qualche mese, noi ci ritroviamo vedendo che cosa concretamente fa Base Italia, quali sono i riscontri che ha trovato, soprattutto nelle orecchie dei politici di destra, di centro e soprattutto magari di sinistra. Adesso vedremo Molto volentieri. se Santo Enrico Letta farà il miracolo di rilanciare il PD. Vabbè. È un Bene, doppio grazie a miracolo. Bentivogli, buona giornata, restituisco la linea a Milano. Noi domani ci vediamo, ci ascoltiamo con Alessandra Ghisleri, nota sondaggista. Io non ho la mistica dei sondaggi, però riconosco che possono essere, se fatti bene e seriamente, uno strumento per capire
irreale in questo momento. Poi l'evoluzione, come tutto, è nelle mani di Dio. Buona giornata, ci risentiamo domani, ci rivediamo domani, continuate a seguire le fonti. Buona giornata a tutti.